Siamo tornati in game, questa è Italian Esport Network, io sono Urkukan e questa è anche la Gfinity Spring Masters 2, competizione di Major League destinata a giocatori professionisti di StarCraft 2. E andiamo subito a vedere il quinto match. Siamo sul 3-1 per il giocatore coreano che vediamo in questo momento sullo schermo e che spawna nell'angolo in alto a sinistra con il colore rosso per il team Samsung Galaxy, ossia lo Zerg Solar. Grande giocate da parte di Solar, in particolare l'ultimo game, il quarto della serie, con una scelta di muta che raramente si vede negli ZVZ, di solito si concentrano molto per giocate con monoblatta in pratica. Ha un po' stupito su Pozze Infernali, ottima scelta da parte di Solar, ottimo tempismo per questo giocatore. Andiamo a vedere anche il suo avversario che spona nella parte opposta, ossia nell'angolo in basso a destra con il colore blu per il team Rocket Root Gaming, scusate, stiamo parlando dello Zerg Hydra. Scusate, non mi lancio più in urli, ma dopo 7 ore di commento ho un po' poca voce, quindi vorrei risparmiarla per i prossimi, spero, ultimi game. Infatti siamo nella finale, Hydra si è comportato molto bene, ma al momento è sotto di 2 game, siamo 3-1 per Solar, come già anticipavo, quindi non ha possibilità di perdere altri game, almeno se vuole puntare al primo posto per la finale. Andiamo a sistemare l'interfaccia grafica e a vedere subito l'opening dei due giocatori su Coda Ladder Edition. Ovviamente si parte di Acery First, come stanno facendo i due giocatori. La differenza è che Solar prende prima in anticipo l'estatore di Vespene, come ha fatto per quasi tutti i game. Successivamente sempre a 15 di supply la pull per Solar. D'altra parte invece abbiamo ancora Gasless per Hydra, prende in leggero ritardo l'estatore di Vespene. Andremo a vedere le differenze su queste scelte, come influiranno sull'early game. Intanto entrambi vanno a scattare. Io ricordo ancora per l'ennesima volta che questa mappa è stata creata da un appassionato di StarCraft italiano, è stata votata su Team Liquid e successivamente è stata accettata dalla Blizzard come mappa in ladder, quindi complimenti vivissimi per tutti gli sforzi degli italiani in questo campo, su questo titolo della Blizzard. E dopo la parentesi doverosa per Coda, andiamo subito a ritornare in game. Tre lavoratori, quasi ultimato l'incremento metabolico avviato per Solar, distratti tutti e tre i lavoratori, quindi fast speedring per il giocatore Zerg, che credo voglia chiudere velocemente il game. Vi ricordo 3-1 per Solar, potrebbe essere l'ultimo game di questa serie se vincesse il giocatore Zerg del team Samsung Galaxy. D'altra parte Hydra si sta preparando per una difesa con due queen, probabilmente per negare lo scout con i primi due link che stanno arrivando. Non vuol far vedere il timing su il suo incremento metabolico, anche se la differenza non è così marcata. Mantiene comunque due lavoratori su tre sull'estatore di Vespene, il che vuol dire che molto probabilmente si sta preparando per una difesa anche con il Beneling Nest, quindi con Beneling in arrivo. E d'altra parte infatti Solar, 20 Ling in produzione, ce ne sono già 16 in campo. Stanno andando in avanti in questo momento, va ad allontanare il sorvegliante di Hydra, credo che abbia scoutato comunque l'arrivo dei Ling. Infatti rientrano le Queen, piazza, camera evolutiva e il nido dei colonia delle Blatte, Roach Warren, seconda camera evolutiva, molto probabilmente ne arriverà anche una terza qui dietro per chiudere. Un'unica queen non è sufficiente, c'è l'imparatore comunque per difendere dal push di Solara. Infatti arriva la terza camera evolutiva per chiudere ancora meglio, e forse ancora un'altra camera evolutiva da parte di Hydra, ma non ce la fa, non riesce a tenere con la prima chiusura il suo avversario, pulla tutti i droni dalla linea mineraria Hydra, e non credo che possa difendersi ancora il giocatore Hydra. Il rambai di Ling di Solar è incontenibile, i Ling vanno ora sulla rampa, vengono bloccati dai Ling di Hydra con una queen.
si sta riunendo con altre forze Solar per sferrare un altro attacco. Ancora Ling in avanti, una Queen sulla rampa con il supporto Ling da parte di Hydra, cercano di contenere l'avanzata del giocatore Solar che continua a mandare sempre rinforzi per continuare con questo all-in. La difesa di Hydra non sembra sostenerlo. 33 psi per Hydra, 40 per Solar, riescono ad arrivare sul retro altri speedring, ma cade la Queen sulla rampa. Rimangono soltanto 12 Ling in produzione per entrambi i giocatori, rimangono solo i Ling in campo per Hydra. Comunque 19 lavoratori per Hydra, 20 per Solar, che è riuscito a ripulire tutta la linea mineraria della Natural del giocatore del team Root Gaming. Ancora sulla rampa gli scontri tra i due giocatori, arriva anche il Lido dei Beneling per Solar, mentre Hydra è completamente nella morsa dei Ling avversari. Sta cercando ancora di reagire Gigi da parte di Hydra, vince il quarto game e la best of seven Solar.